siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Un non partito senza statuto, l'urlo di Grillo che ha attraversato l'Italia. Ora il non partito durante la lunga campagna elettorale è diventato da movimento una comunità, mentre il non statuto ha più semplicemente perso la negazione che lo precedeva. L'aggiornamento lo svela l'Huffington Post sul suo sito. Il 18 dicembre scorso a Cogoleto, vicino Genova, davanti al notaio Filippo D'Amore, Beppe Grillo, suo nipote l'avvocato Enrico Grillo e il commercialista di famiglia Enrico Maria Nadasi hanno formalmente costituito l'associazione Movimento 5 Stelle. Un passaggio necessario anche per poter presentare liste alle elezioni. Nel documento si legge che Grillo è il presidente, il nipote vicepresidente, mentre il segretario è il commercialista. Casaleggio non ha nessun ruolo come tutte le associazioni, il movimento non partito ha un'assemblea che va convocata almeno una volta l'anno entro il mese d'aprile. Presto, insomma, ci dovrà essere una riunione simile ad un congresso di partito o qualcosa del genere. Fin qui i fatti, ma la notizia sul web ha scatenato il dibattito. Nel mirino, i giornalisti, già definiti da Grillo pennivendoli e più prosaicamente leccaculo da Roberta Lombardi sul suo blog, attaccano il movimento per coprire le ben più gravi magagne dei politici di riferimento. Populista! Opinioni, non fare la riforma elettorale non è reato, ma chi s'era impegnato ha semplicemente detto cosa diversa da quella che fa. Ecco, forse è questo il punto. Un comico può dire quello che vuole, un leader politico deve fare maggiore attenzione. Un movimento dove ognuno vale uno, un movimento che non ha bisogno di sovvenzioni, di partiti, non è un partito. Abbiamo fatto un non statuto, perché è la prima volta che ci si occupa di una cosa così, un non statuto.